cantiamo, va? Hare Krishna Bhakti Vittoria. Hare Krishna. Utsaham nischaya dairyat. Utsaham nischaya dairyat. Tat karma pravartanat. Tat karma pravartanat. Sangatyagat sato vritte. Sangatyagat sato vritte. Shabdir bhakti prasidati. Shabdir bhakti prasidati. Utsaham nischaya dairya. Tat karma pravartanat. Sangatyaga sato vritte. Sangatyaga sato vritte. Shabdir bhakti prasidyati. Gyanatimirandasya gananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave nama. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shandavade Pastata Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Omaggio a tutti i devoti. Hare Krishna. Piero, Vittoria, sono arrivati sani e salvi. Nelle Marche, Luisa, Vishnupadaji, Hare Krishna. Poi abbiamo, qui abbiamo in presenza Bhattar Rosario, Bhaktin Irina e Bhaktin Stefania, Bhaktin Valeria su Facebook. Aspetta che non riesco a leggere tutti, allora aspetta. Abbiamo Matteo, Simona, Caterina, Anna, Fabio, Emanuele, Palmira, Hare Krishna Devoti, Alessandra. Ok, allora,
Stiamo analizzando, oggi dovremmo concludere il terzo verso. Stiamo analizzando i sei amici della Bhakti. Utsahan nischaya dharyat tat tat karma pravartanat. Sangha tyaga satuvritte shabdir bhaktir. Prasidyati significa che si risveglia la coscienza di Krishna, si risveglia il puro servizio devozionale. Abbiamo parlato di Utsahan, l'entusiasmo, ovvero sforzo con intelligenza nella coscienza di Krishna. Abbiamo parlato di Nischayad, che significa fiducia, Dairyat, pazienza, Tat Tat Karma significa impegnarsi con serietà nei nove principi regolatori, del Bhakti Yoga, ovvero Shravanam, Kirtanam. Poi stamattina Prabhupada, durante la lezione, diceva proprio Shravanam e Kirtanam, in maniera seria, e si può ottenere la perfezione nella vita, il successo nella vita, se noi pratichiamo Shravanam e Kirtanam in maniera seria, per ascoltare di Krishna e descrivere Krishna agli altri, no? Quindi tat tat karma pravartanat sangha tyagat, abbandonare la compagnia dei non devoti, e satovritte, seguire le orme degli acharya precedenti, ovvero sviluppare tutto ciò che è necessario per sviluppare le vritti dei sata. Satovritte, fare tutto ciò che è necessario fare per sviluppare le vritti. Vritti significa le qualità, le tendenze, le inclinazioni, le propensioni, il temperamento, dei satà. Satà sono i puri devoti, Satovritte, quindi seguire, in questo senso, seguire le orme degli acciari precedenti. Abbiamo parlato di fede. Vi ricordate, abbiamo analizzato Utsaha Nischaya Dariat da un particolare angolo prospettico, Hare Krishna Maddalena, Premaniketana. Allora abbiamo detto, quando non c'è né Utsaham, né Nischayat, né Dairyat, in che influenza siamo? Quando non c'è né entusiasmo, né pazienza, né fiducia, siamo in tamas, tamoguna. Quando c'è entusiasmo ma non c'è pazienza? Rajas, passione, tutto entusiasmo, ok. Un fuoco che presto brucia e divora tutto, non c'è pazienza, subito, subito, rajas. Quando c'è Utsahan e Dairyat, quando c'è entusiasmo e quando c'è pazienza, entusiasmo e pazienza, sattva, virtù. Quando ci sono tutte e tre, siamo in virtù e ci stiamo avviando verso la pura virtù, no? 1.2.20 dello Srimad Bhagavatam. Evam prasanna manaso Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Vigyanam Mukta Sangha Param Vrajet. Con la mente ravvivata dal servizio devozionale. Shuddha Sattva, è vero, giusto, nella pura virtù, con la mente ravvivata dal servizio devozionale, quindi raggiunta la virtù, una volta raggiunta la virtù e con la mente ravvivata dal servizio devozionale, la persona, l'individuo, l'uomo spezza ogni legame con la materia e accede al tattva vigyanam, bhagava tattva vigyanam, la scienza trascendentale di Dio, la conoscenza scientifica di Dio. Quindi shuddha sattva o vishuddha sattva. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam, perché soltanto in quella condizione si può. Questo è un verso che pronuncia Shiva, Sattvam Vishuddham Vasudevam Shabditam. Vasudeva, Shri Krishna, si può adorare soltanto a livello del Vishuddha Sattva. Quindi ecco come sono importanti, perché sono importanti questi tre fattori iniziali, Utsahan, Nischaya, Dairyat. E con entusiasmo, con fede, con pazienza, praticare il tat tat karma, praticare i nove metodi di servizio devozionale, e evitando la compagnia dei non devoti e seguendo le orme di chi ha già spontaneamente sviluppato, non l'ho mai perso, perché non è che ci sono i nitya siddha e ci sono i sadhana siddha, no? Ci sono i sempre eternamente perfetti, coloro che non si sono mai contaminati in questo mondo materiale, e poi ci sono i sadhana siddha, coloro che giungono alla perfezione spirituale attraverso la sadhana, dopo essere magari anche giunti al colmo dell'infamia, ma non importa, se si raggiunge siddha, siddha è siddha, giusto? Siddha è siddha. Ok, allora, abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato della fede. Ovviamente non stiamo parlando di una fede ordinaria, giusto? Non è una fede ordinaria, non avrebbe Srila Rupa Goswami, poiché non è una persona ordinaria. Srila
Srila Rupa Goswami, tutto quello che lui, di cui lui parla non è qualcosa di ordinario. Stiamo parlando di quella fede che la Chaitanya Charitamrita definisce ferma fede di credere che soltanto a grazia, a servizio di devozione, tutti i doveri, tutti gli obblighi sono automaticamente compiuti, adempiuti, ottemperati, tutto perfetto. Li definisce obblighi sussidiari, qualunque altro obbligo è perfettamente soddisfatto, assumendosi la responsabilità o raggiunto, compiuto o adempiuto, se semplicemente ci si prende, ci si assume la responsabilità di servire Krishna. Questa fede, quella è la fede di cui si sta parlando, Chaitanya Charitamrita, no? Shraddha, quella fede ferma che soltanto servendo Krishna tutto è compiuto. Ok, di quella fede stiamo ovviamente parlando. Non della fede calcistica o della fede religiosa o della fede politica, si dicono, no? Si dice no così, la fede calcistica, che fede di... A me un tempo si diceva così, sbaglio. Non io. La fede calcistica, no? Di che fede? Proprio fede calcistica. E che significa una calcistica? Calcio, football, Oh, calcio. ok. La fede calcistica. Pure di che fede religiosa sei, di che fede... Fede. Non sta parlando di quella fede, ma della ferma, nishtha fede che servendo Krishna tutto è compiuto. Tutto quanto. Allora, questa è la fede richiesta nel Bhakti Yoga. Qualcuno potrebbe dire, ma io ho molta fede in Krishna. Va bene, vediamo, analizziamo, discriminiamo. In che cosa consiste la tua fede? Ah sì, io ho fede che se mi dedico per un anno intero al servizio di devozione, poi io vivrò una vita felice. Così, tutto andrà bene, tutto in discesa. Beh, allora, non è proprio quello, no? Se questa è l'idea che abbiamo della Bhakti, ovviamente non abbiamo capito che cosa sia la Bhakti, questo è chiaro. Proprio pensando in questo modo, pensandola così, coltivando quel tipo di fede, coltivando quel tipo di comprensione della fede, Hare Krishna Marco, Vanamali Devi, Hare Krishna Mataji, Premamrita, Hare Krishna Radhacharan Devi. E proprio coltivando quel tipo di fede che noi i frutti gustosi, nettare del servizio devozionale, non li assaporeremo mai praticamente, no? Invece Utsaham Nischaya Dariyat, debbono esserci tutte e tre. Utsaham Nischaya Dariyat. Entusiasmo, ovvero sforzo con intelligenza nella coscienza di Krishna, avendo fiducia che il servizio devozionale soddisferà ogni mia, darà una risposta concreta ad ogni mia istanza interiore, quelle vere, quelle profonde, quelle reali che pertengono all'anima, e pazienza, non è che da un giorno all'altro, non è da un giorno all'altro, perlomeno non me lo devo aspettare che sia da un giorno all'altro, va bene? Utsaha Nischaya Dariyat, quando sono tutte e tre presenti, si riesce a capire che cosa? Che la mano di Krishna c'è sempre e ovunque. C'è sempre la mano di Krishna, Hare Krishna Bhattaresana, c'è sempre la mano di Krishna, sempre, sempre, in tutto quello che accade. Quelli sono i sintomi del Vishuddha Sattva, della pura virtù di cui, che citava prima Bhakti Nirina. Ora, i devoti, stiamo parlando di virtù, no? Virtù, c'è tanta, a volte ancora tanta confusione, no? A proposito della virtù pura, finché non è pura vuol dire che è contaminata dalle altre influenze della natura materiale. Quindi vuol dire che ci sarà del Rajas, vuol dire che ci sarà del Tamas, quindi non è pura, non è pura. Si possono fare innumerevoli esempi. Allora, i devoti possono, per esempio, i devoti possono tranquillamente impegnarsi a sviluppare la pura virtù. Questo significa impegnarsi a sviluppare tranquillamente, esclusivamente la pura virtù che consiste nel servizio di devozione, impegnarsi esclusivamente nel servizio di devozione senza la necessità di coltivare parallelamente altre virtù o altre capacità. Famoso quell'esempio di Srila Prabhupada che fu avvicinato da un suo discepolo a cui aveva dato il compito di cucinare per i devoti. Cucina, vai, entra in cucina. Questo devoto era molto volenteroso, però non aveva grandi esperienze in cucina. Allora che faccio, Prabhupada? Mi iscrivo prima ad un corso di cucina e poi no, no, non c'è bisogno. E gli disse, tu concentrati a sviluppare la tua bhakti, poi tutte le altre qualità seguiranno a ruota.
naturalmente, tutte le altre qualità. Per noi è strana questa cosa, noi non siamo abituati a questo. Noi siamo abituati al curriculum e ti chiamano sulla base di quel curriculum, giusto? Che gliene importa? Cioè, tu devi studiare, devi saper fare una cosa, altrimenti chi ti ingaggia, chi ti assolda, Ecco, allora, ovviamente questo non significa che se ci viene dato un servizio particolare noi non si debba, come dire, impegnarci, non ci si debba impegnare nell'apprendimento di alcune dinamiche di quel servizio, no? Ovviamente, cioè, fa un esempio proprio banale, banale, io la differenza tra sale e zucchero la devo conoscere, cioè, non è che entro, oh Krishna, pensaci, tu guida la mia mano, non è questo, no? Se sto guidando non posso immergermi nel samadhi del santo nome, io devo controllare i limiti di velocità, devo, a parte che devo avere la patente, dico, devo avere una certa esperienza da guida, ma devo concentrarmi su quello, no? Quindi questo sì, va bene, ma in generale i devoti non si preoccupano troppo di ciò che esula dal loro servizio devozionale, dal servizio devozionale, perché sanno bene che è l'equilibrio, l'equilibrio. E quell'equilibrio dove viene? Equilibrio e intelligenza. Da dove viene l'intelligenza? Chi te la dà l'intelligenza? Quando? Mi sapete citare il verso? 10 o 8, 9. 10, perdono. 10-10. 10-10. Tesham satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogantvam yena mamupayamti te. Quello è il 15-15. Questo è a coloro i quali si impegnano, 10-10, a coloro i quali si impegnano nel mio servizio devozionale, quindi per coloro i quali si impegnano al mio servizio d'amore trascendentale, per quelle persone, a quelle persone io do intelligenza, fornisco l'intelligenza con la quale loro verranno a me. Quindi l'equilibrio, l'intelligenza, la lucidità, la capacità per destreggiarsi nelle varie situazioni della vita, no? Quindi i devoti si concentrano su questo, satatam kirtayantamam, il nono, no? Satatam kirtayantamam, costantemente loro mi glorificano, bodhayanta parasparam, e si illuminano a vicenda. È da questo che traggono soddisfazione e felicità i devoti, no? È chiaro che così la loro posizione è sicura. La loro posizione è quella, è la zona franca, franca Damaya, quella è la loro posizione sicura. In qua, e a meno che non ci sia una forte connessione con Krishna, a meno che non c'è, il rischio di cadere c'è sempre. A meno che non ci sia questa forte connessione, il rischio di cadere c'è, venire trascinati giù dai desideri materiali. È detto che uno dei primi effetti del Mahamantra Hare Krishna è che, a parte l'ansia che va via, si dissolve proprio come brume ai primi raggi del sole, no? E, come foschia intendo, come nebbia. A parte quello, ma più si continua a recitare il Mahamantra Hare Krishna impegnandosi nel servizio devozionale, perché non è un'arida speculazione, è una meditazione vuota, no? La nostra è una meditazione di richiesta, è una meditazione, noi meditiamo sul richiedere a Krishna di essere impegnato al suo servizio, poi Krishna occasioni di servizio ce le dà, e allora cosa succede? Più invochiamo il santo nome, più chiediamo Krishna per favore impegnami al tuo servizio, più ci impegniamo al suo servizio, più i desideri materiali diminuiscono e cedono il passo ai desideri spirituali. Funziona così, no? Aumentano sempre di più, aumenta sempre di più l'attrazione, rati, l'attrazione per il servizio devozionale, per le dinamiche dello spirito, e diminuiscono sempre di più gli attaccamenti materiali, il desiderio di essere ancora coinvolto nelle dinamiche materiali diminuisce sempre di più, sempre di più, sempre di più, no? Funziona così. Quindi, Utsaha Nischa Yadharyate, è solo così che si sviluppa questo tipo di rati, di attaccamento. Altrimenti, come dice Krishna nella 3, Arjuna, perdon, 3.36 mi pare, puoi controllare 3.36 della Bhagavad Gita? Mi sa che quel verso in cui Krishna in quel giorno dice, ma che cos'è che mi spinge a peccare contro la mia volontà?
come, quasi come se ti fossi costretto. Veramente? Dice così? E 36? Veramente 3,36? Quindi io ho indovinato 3,36. Tu hai aperto. 10 di qualcosa che spinge l'uomo a commettere azioni colpevoli anche contro il suo volere. Quasi, quasi come. Lei ha letto proprio Veramente? come se gli fosse costretto. Come, vedi? Come si fia? Quasi, quasi come se vi fosse costretto. Cos'era? Cos'è che mi trascina via? Cos'è che mi trascina via? Come se vi fossi, come, perché Arjuna è onesto, riconosce, come, è talmente potente che sembra che io vi sia costretto, no? Che io sia costretto a compiere attività antidevozionali. Ma in realtà lo sa, e non è. È la lussuria, no, Kama? Arjuna lo sa che non è che c'è qualcosa, lui inerte, non è che ci posso fare io, non fa spallucce Arjuna, non è che ci posso fare io, sai che c'è? Io stavo lì per i fatti miei. Se te la devo dire tutta, stavo pure pensando a te, Krishna, poi è arrivata Maya, mi ha fatto lo sgambetto, uno spintone, mi ha fatto un tranello così, mi ha attirato, ma allora io non, che ci posso fare io? No, Arjuna non cade in questo errore così grossolano, no? Di deresponsabilizzazione, Arjuna lo riconosce. Allora, questo è il rischio. Cadere, essere trascinati giù con una tale potenza, Maya è talmente potente che sembriamo quasi inerti. Chi viene trascinato giù sembra inerte, in realtà è che si è abbandonato a Maya, non è che è inerte, non è che non avrebbe potuto fare niente, che non potrebbe ancora fare qualcosa. No, è solo lussuria, ovvero desiderio incontrollato o passione egoistica, no? Desideri passionali egoistici, io al centro, tutti ego riferiti, ego egoistici, no? È un desiderio, che è un desiderio a cui noi diamo forza. Non è che è forte di per sé, siamo noi che, infatti, cos'è che dice? Cosa rispose Srila Prabhupada a quel discepolo che disse Prabhupada, Maya è così forte, è così forte. Maya è forte, sì, ma nella misura in cui Krishna. non sono forti i tuoi propositi coscienti di Krishna. Nella misura in cui non sei forte tu in coscienza di Krishna, Maya acquisisce vigore, acquisisce forza. Non è come pensiamo, no? Come pensiamo, quindi se noi investiamo questi desideri di troppo potere, allora loro diventano così potenti da renderci impotenti. Ma in realtà l'abbiamo voluta noi, ce la siamo cercata, come si dice, no? Quindi dovremmo evitare che il desiderio diventi quel potere che potrebbe renderci impotenti, ovvero non badate importanza ai desideri materiali. Non va data importanza. Dobbiamo usare l'intelligenza. Quando Arjuna alla fine, Krishna ad Arjuna glielo dice, hai l'intelligenza, devi usare l'intelligenza. Grazie all'intelligenza, disciplinando i sensi, con l'intelligenza tu puoi vincere questo mostro, questo nemico invincibile. Hare Krishna Vinayak Chaitanya Prabhu. Altrimenti, perché si dice che si deve usare l'intelligenza? Perché la mente quando propone qualcosa, noi dobbiamo avere l'intelligenza, la lungimiranza di sottoporlo al vaglio della nostra ratio, della nostra ragione. Allora, questa cosa qui che la mente mi sta proponendo, perché quelle sono le mie vritti, asato vritti, le mie inclinazioni sono asato, davato by asat, asat, Krishna, sono così assetato di impermanenza che io vado sempre lì a cercarmi i deserti, no? A cercarmi i deserti. Le strade per i deserti le azzecco tutte, no? Non le sbaglio mai. Allora, quella è la mia inclinazione. E quindi per. Come si dice, per impostazione predefinita, di default, la mente mi continuerà a proporre certe modalità operative, va bene? Certe scelte. Ok. Usare l'intelligenza significa passare al vaglio della propria ragione le conseguenze. Che cosa succede se io adesso do retta, do importanza a questa
proposta? Che succede? Che succede? Immaginiamo, no? Come una persona che sul web si guarda sempre video di quelli lì compromettenti, diciamo, no? A luci rosse si chiamavano un tempo, no? A luci rosse. Uno se li guarda sempre, se li guarda sempre, se li guarda sempre, poi a un certo punto che fa il computer, il browser, credo che si chiami, cosa fa? Automaticamente gli propone quello per facilitargli l'esperienza, no? La navigazione, no? Gli propone sempre quello, sempre quello, sempre quello, ok? Allora, una persona che però ha deciso di smettere, cosa fa? Va bene, il browser glielo propone perché quella è... Li visita sempre, sono anni che li visita oramai, si sa, è tutto tracciato, si sa che quei siti, gli piacciono quei siti, allora per facilitargli l'esperienza, l'algoritmo si chiama, l'algoritmo gli propone quel tipo di nuove esperienze, ma sempre nell'ambito della stessa faccenda, insomma, no? Però una persona che ha deciso vuole smettere, no? Che fa quando gli si apre quel pop-up, quella proposta, quella finestra? Clicca sulla crocetta, no? Non dice, vabbè, dai, fammi dare uno, giusto un'ultima occhiata e basta, non, e poi basta, non lo faccio più. Peggiorerà la sua situazione. Quindi, quello significa usare intelligenza, no? Perché se quello significa non dare importanza a quella proposta nella forma di desiderio, che noi lo viviamo come desiderio, ma in realtà è una proposta che ci viene fatta perché così, perché l'abbiamo scelta e riscelta e ririscelta, no? Si chiamano karma vasana, no? Le impressioni, quindi impostazioni predefinite, va bene. Perché se noi non diamo retta, non diamo, se noi diamo importanza a quei desideri materiali, quel desiderio che fa? Di certo non si indebolisce. Che fa quel desiderio? Si fortifica, no? Prende vigore, prende sempre, cresce, cresce e alla fine diventa così grande che noi non siamo più in grado di gestirlo, di controllarlo, di gestirlo. E Desideri poi desideri ci controllano. Esatto, poi sono loro a controllare noi, no? Si chiama dipendenza, si chiama schiavitù, no? La prima sigaretta sei tu che decidi. Dopo la decima è lei che decide, è il pacchetto che decide, giusto? Funziona così, no? Poi sei tu che devi decidere di smettere, ok? All'inizio sei tu che decidi, pensi di controllare, poi ne vieni controllato, no? Quel giocherello, quella cosa lì diventa una gabbia polimorfica che ti ingloba, ti ingloba come un manto, come una pianta carnivora, no? E non molla più la presa. Allora funziona così. Quello si chiama punto di rottura, quando non puoi più fare, quando ti sta trascinando via, perché tu glielo hai concesso, quello si chiama punto di rottura, tecnicamente si chiama punto di rottura, ovvero in quel momento tu non puoi più farci niente. Ecco perché Arjuna dice, come se vi fossi costretto, non lo eri, però ti sei messo nelle condizioni di farti trascinare via, quindi sì e no. Come se, sì, in un certo senso sì, sei costretto, ma non è una forza assolutamente votata a trascinarti nell'oblio, no, 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 non necessariamente sei tu che... Infatti, cos'è che si dice? Maya non viene Non la se chiacchi. non la chiama. Maya è una gentildonna, è una pura devota, è una gentildonna, non viene se non è invitata, no? Non viene, non è che si imbuca nelle nostre vite. Questo significa che... Allora, sempre, anche mentre ci sta trascinando via, non è che annulla la nostra capacità di reazione, giusto? Non l'annulla mai, rimaniamo sempre anime, anime con questa potenza di preghiera, con questa potenza di impegno, con questa potenza di lotta, questa possibilità di intervento c'è sempre, financo in quei momenti lì, perché è l'unica nostra opportunità. Allora dovremmo farlo prima, dovremmo lottare prima, pregare prima, è più facile prima, no? Un conto è chiudere la porta mentre i pazzi scatenati stanno fuori, leggi i desideri materiali. Un conto è chiudere la porta intanto che stanno ancora fuori, un attimo, vai e li chiudi. Un conto è se questi sono già entrati perché tu hai lasciato la porta aperta, puoi sbatterli fuori, richiede uno sforzo indicibilmente più grande, vero? No? Giusto? Puoi sempre farlo, certo che puoi sempre sbatterli fuori, però non era più facile chiudere la porta prima, sì, lasciarla aperta prima che entrassero?
Sì, è richiesto meno, decisamente meno sforzo e più efficace. Prevenire è meglio che curare, si dice, no? Però abbiamo sempre, comunque, anche se ormai sono entrati, comunque abbiamo sempre la possibilità di pregare, di lottare, di invocare, anche in quei momenti, di impegnarci. Diciamo che la possibilità di metterci in carreggiata ce l'abbiamo sempre. Non veniamo mai esautorati di questa immensa preziosità che consiste nell'impegnarci in coscienza di Krishna. Quindi Utsaham, Nischayat, Dhairyat, tutte e tre ci muovono, ci conducono, ci spingono naturalmente, Shabdi, no? Bhakti, Shabdir Bhakti, Prasidyati, ci spingono naturalmente verso il risveglio della pura coscienza di Krishna. Ed è da lì, nella virtù, no? Se noi, Utsaham, Nischayat e Dhairyat, tutte e tre, significa mettersi nella carreggiata, nella corsia giusta, nella direzione giusta per poi accedere alla trascendenza, no? Quindi ci vogliono tutte e tre. Srila Prabhupada poi, lì vedrete, verso la fine, poi cita anche quel famoso verso 2.40 della Bhagavad Gita, Neabhikramana soshti pratyavayuna vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mato bhayat. Hare Krishna Bhakti in Caterina. Ah, quel verso che dice anche un piccolo sforzo, svalpa, sualpa, alpa significa poco, sualpa significa pochissimo, anche pochissimo in coscienza di Krishna, trayate mahato bhayat, che vuol dire? Trayate significa mantra, tra significa liberare, 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 maha, grande, bhayat, bhaya, paura, quindi liberati dalla più grande, ci libera anche Svalpa, Svalpa, piccolo, 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 anche un piccolo sforzo ti libera, Trayate Mahato Bhayat, quindi un piccolo sforzo ti salva, Mahato Bhayat, la più grande paura, no? È com'era Golia contro, com'era? Davide, Davide contro Golia, no? Il Davide della nostra, il piccoletto, il nanerottolo, la nostra nanerottola devozione contro il titano, il gigante. Golia perde, Golia perde, perché? Perché c'è Krishna che fa carte false per noi, e questo è il punto. Ah, perché? Perché cita questo verso, ad indicare che le qualità della bhakti sono eterne, non periscono mai, non si dissolvono, non svaniscono mai. Poi parla dei Mahatma, un po' più avanti, sempre verso la fine, parla dei Mahatma, Mahatmanastu mam partam daivim prakritim ashrita, cita ancora un altro verso della Bhagavad Gita, spiega come i Mahatma sono, perché sono definiti Mahatma, chi sono i Mahatma, coloro i quali, Mahatmanastu mam partam daivim, ashram, che significa ashram? Rifugio, rifugio. Diving, è una parola simile in italiano, divino, prakriti, natura, energia. Quindi i Mahatma sono coloro i quali prendono rifugio nella natura divina, anziché in Maya prendono rifugio praticamente in Srimati Radharani, non è puro servizio devozionale. E dice quindi, detto in altre parole più povere ma più chiare, i Mahatma sono coloro i quali sono sempre impegnati nel servizio devozionale. E poi conclude, puoi leggere la conclusione proprio della spiegazione? Gli ultimi due o tre versi, non ce l'avevi in mano, non me l'ha sembrato ce l'avessi. No, 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 dell'Upadeshamrita. L'ultima parte del terzo verso dell'Upadeshamrita, sentite che dice, proprio conclude così. L'ultima, proprio l'ultimo. La No, 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 della spiegazione. Prabhupada, cosa dice proprio? Alla fine, alla fine. Cosa dice? Alla fine, proprio la fine, la chiusura. La chiusura proprio. Che dice? In questo modo è possibile avanzare nel servizio devozionale senza incontrare ostacoli. Po poco prima, che dice per l'ultimo, il penultimo capoverso? Per l'ultimo periodo. Il significato di Vai, questo no, vai. grazie. Significa compiere con entusiasmo le attività regolate dal servizio devozionale con pazienza e fiducia. Oh, quindi cita ancora Utsaha Nischayat Dhairyat praticamente. Vai, rileggi, ora concludi.
In questo modo è possibile avanzare nel servizio devozionale senza incontrare Senza ostacoli. incontrare ostacoli, no? Perché parla di ostacoli? Perché gli ostacoli ci saranno. Gli ostacoli, in una conferenza che noi troviamo nel libro Insegnamenti della Regina Kunti, Prabhupada dice: d'altronde, fin tanto che siamo nel mondo materiale significa oceano, no? Si può stare tranquilli a bordo di un oceano, in mezzo all'oceano? No, perché? Perché in qualunque momento può Già ben vestito. scoppiare l'inferno, praticamente. Sì, marosi, cavalloni, tempeste, mulinelli, può succedere di tutto, tempeste furiose, va bene. Ah, quindi non possiamo mai sentirci al sicuro in questo. Allora, quindi ci saranno sempre, se, e dice, financo quando un'anima decide di impegnarsi seriamente nella coscienza di Krishna, ci saranno comunque tempeste, ci saranno. Anzi, dice, una persona che abbraccia la coscienza di Krishna, che inizia a praticare la coscienza di Krishna seriamente, sinceramente, incontrerà molti, molti ostacoli. Perché, secondo voi? Perché il livello dell'illusione viene in qualche modo cancellato, no, cancellato, comunque viene diminuito, quindi riesci a vedere di più nella Ah, tu dici realtà. così, tu vedi che cioè, è una Vedi un po' di lettura. più la realtà e allora riesci a capire ancora di più la difficoltà di alcune cose e quali sono gli ostacoli veri, cioè hai una visione un po' più Una ampia. lucidità, una lucidità maggiore, sì. In particolar modo offre questa lettura, Srila Prabhupada, ovvero perché quando una persona, perché dice che diventare devoti significa dichiarare Guarda guerra a Maya. Maya. Allora, è un po' come dire, no? Caro ragazzo, tu ti sei appena iscritto all'università. Non ci sarà nessun esame, possibile mai? No, anzi, proprio perché ti sei iscritto all'università dovrai affrontare tanti esami, tante prove. Alcune volte inciamperai, sarà difficile rialzarti, altre volte sarà più facile, ma comunque non sarà in discesa. È così. Perché? Perché Maya reagisce? Non certo perché Maya è Satana, è il demonio. No, Maya Ma Maia chi è? È è pura devota, è pura, l'esaminatrice suprema. sì, Cosa esamina? esatto, è la nostra La devozione, nostra devozione. Perché? Perché non vuole che? che Dio ci fa, facciamo male a Krishna, Non vuole che diamo disturbo a Krishna. Dice sì. proprio così. Non vuole che torniamo da Krishna a dare disturbo. Quindi per evitare che noi si torni da Krishna a dargli disturbo, Hare Krishna è ricco. Allora lei testa, ci mette alla prova, eh? Ci mette alla prova, vediamo come sei messo, ma tu vuoi veramente servire Krishna o sei qui per servire i tuoi interessi? Ovvero vuoi, dopo che hai cercato di succhiare piacere dal mondo intero, adesso vuoi azzannare il collo di Krishna anche con i tuoi canini cupidi? Con i tuoi canini assetati di sangue, di piacere, che vuoi ancora, la mentalità è la stessa? Vieni, vieni. Adesso ti testo io, Maya fa così, no? E quindi, batoste in quel senso, cioè, batoste, le leggiamo batoste se siamo ancora un po' rintronati, come si dice, no? Siamo ancora un po', un po' narcotizzati, come si dice? Intrunati, se siamo ancora siamo ancora narcotizzati da Maya, no? Dall'illusione Maya, ciò che non è, ciò che non è, appunto. Le prove di Maya non sono ostacoli, da hostis, nemico, no? Dal latino, no? Non sono nemici. Il professore non è nemico, beh, ci sono certi professori che sono, però dico, non dovrebbero essere lì come nemici, no? Il professore non è un nemico, anzi, è una persona che ti vuole che tu ti forgi nel fuoco della prova, anche del fallimento, affinché tu ti rialzi e riemerga come l'araba fenice dalle tue ceneri. Va bene. Quindi dobbiamo essere rigorosi nella pratica. Prabhupada diceva stamattina: rigorosi nella pratica, veramente rigorosi. E se saremo rigorosi nella pratica, la pratica è così potente, quindi il Sanskrit è così potente da
vincere su qualunque condizionamento. Così come se un ragazzo è bravo, rigoroso, studia tutto quello che deve studiare, gli esami li supera brillantemente anche. Può vincere su qualunque condizionamento, anche su quelle domande difficili, su quelle domande a trabocchetto, su quelle domande proprio cattive, 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 no? Martiridina ha due lauree, quante domande cattive ti hanno fatto? A volte è capitato qualcuno ti ha fatto l'ultima domanda, tu pensavi, dai, questo 30 me lo porto a casa, invece tacca la domanda, ma la... no, poi è successo No, mai? non mi In Ucraina sono tutti buoni, professore. Iscriviamoci in Ucraina. No, stavo per pensare perché noi conosciamo meglio quella materia dove erano insegnanti proprio severi. E poi quella materia Ah, la tua materia, ok. si impara Si impara meglio. meglio, vero? Sì, Certo. sì. Certo. Si impara meglio così. Già. Invece dove erano gli insegnanti che erano così buoni, 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 però poi non impari niente. noi non impari Poi niente. crescendo, lì per lì, poi Sì. dopo crescendo, avrei potuto. Sì, condizionamenti. Sì, perché la mente, come dicevamo prima, la mente ha le sue vritti, ha i suoi condizionamenti, ha le sue impostazioni predefinite, i sensi, no? La mente, i sensi, oh, ci trascinano giù, giù, giù verso la materialità, no? L'inclinazione è quella. E quali sono le alternative che hanno le persone per contrastare questi condizionamenti? Che fanno le persone solitamente? Che fanno? Come fanno a controllare questi, a contrastare queste spinte? Cedono. Beh, non tutti cedono, Ok. non Cioè, sono tutti addicted, non sono tutti si dipendenti. allontanano, Sì. si inclinano in Si impegnano in altro, per altre esempio, cose. dei metodi di contrattacco, diciamo, no? Si offendono. No, dicevo, quando noi abbiamo tutti la nostra mente, i sensi vanno nella direzione di Maya, no? Di default, praticamente, automaticamente, Perché non sono no? scientifici. Ah, tutti, i sensi vanno lì, no? Cioè, i sensi spingono, perciò dice Utsahana, sforzo con intelligenza. Noi siamo a livello di sadhana, bhakti, significa, beh, secondo capitolo della Bhagavad Gita, verso la fine, Krishna dice. Sempre, costantemente arriveranno, no? Arriveranno questi desideri materiali, arriveranno. Ma qual è la differenza tra un devoto e un non devoto? È che un devoto li riconosce e li contrasta, un non devoto non li riconosce, ma diciamo che sono persone anche virtuose nel mondo materiale, riconoscono che certe indulgenze non vanno bene, non lo so, tradire la moglie, bere troppo, drogarsi, ditemi voi. Tradire il marito, cioè, ci sono cose, no? Che uno riconosce, no, l'ho fatto, non lo voglio fare più perché ho visto che soffre, sto male, stiamo tutti male, ok, un disastro, vabbè. Che fanno? Qualora anche dovessero riconoscere che è un problema, che fanno? Si drogano, dice Bhakta Fabio, passano si drogano per non pensarci più. No, dico che fanno, cioè, che fanno? Solitamente che fanno? I materialisti più virtuosi, che capiscono che certe cose non si debbono fare, insomma, che fanno? Quali sono le alternative? Le loro alternative quali sono? Impegnarsi in attività più Fare, operose? no, no, anzi, sì, impegnarsi in attività. Voglio di fare, però poco poco. Poco, poco, una scappatella ogni tanto, senza amore, sì. proprio senza attaccarmici troppo. Sì, beh, per Sì, sono d'accordo esempio. con la moglie, magari mi metto d'accordo, da tu ogni tanto devi spendere. Così stai più tranquillo. Una scappatella ogni tanto. Non spendere, bevo troppo, però un tanto c'è divino Ogni e tanto fa buon sangue. si rifugiano in altre tipologie di calma. Si rifugiano in altre, comunque si rifugiano in altre, o la stessa ma più morigerata, o in altre, no? Che significa passare dalla pentola alla brace, praticamente, no? C'è una Non soluzione. c'è, praticamente non c'è la soluzione, perché la soluzione è la coscienza di Krishna. Perché? Ah, sì, eccolo lì, è arrivato, la soluzione è la coscienza di Krishna. Perché su che cosa? Che fa? Ah, Bhaktamata dice, lampadaridu. Allora,
Abbiamo scoperto che la parola lampata, lampato, che usa Sri Chaitanya Mahaprabhu, che significa mascalzone, in siciliano si dice la stessa cosa, proprio. Si dice uguale, 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 uno che va con altre donne. Allora, perché intorno a cosa verte la coscienza di Krishna? Qual è il primo concetto attorno al quale verte la coscienza di Krishna? E quindi chi siamo? Se non siamo questo corpo, perché siamo anime, no? Quindi siamo anime spirituali. Quindi gravita attorno al fatto che siamo anime spirituali eterne, eterne. E questa visione abbraccia tutti. Abbraccia tutti, abbraccia ogni contesto, escluso qualcuno? No, siamo tutti quanti anime. Ecco che gravitando attorno a quello ci ristabilisce nella nostra posizione originale. Siamo anime, dove a tutti quanti viene concesso il Parandharma. Abbiamo detto che anche un materialista virtuoso che riconosce le sue debolezze, i suoi peccati, però cerca di compensare, sublimare, no, quella tendenza facendo qualcos'altro, però rimane sempre lì, nella cucina di maglia, no? Dalla pentola alla brace, eccetera, no? Rimane sempre comunque nella cucina di maglia. Dal fornello un po' più grande al fornello un po' più piccolo, ma stiamo sempre lì. Invece, la coscienza di Krishna, perché è la soluzione? Perché ti offre il... È vero che ti offre una attività alternativa, ma veramente alternativa a Maya, che conferisce un piacere superiore. Perché? Perché è veramente alternativa a Maya, non una condizione alternativa in Maya, ma una condizione alternativa a Maya. È tutta una questione, quella parolina piccolina, come si chiama? Preposizione semplice. E ma cambia tutto, proprio cambia in a. In Maya significa che stai ancora in Maya. Alternativa a Maya significa che stai in Krishna, che vai in coscienza di Krishna, no? E poi abbraccia, trascende, supera Maya, no? E poi abbraccia tutti. Tutti quanti, tutti, tutti, nessuno è escluso, tutti hanno il diritto di essere illuminati dalla coscienza di Krishna, di essere arricchiti dalla saggezza trascendentale, di riceverla. E come arriva questo arricchimento? Questa ricchezza, come arriva? Arricchimento? Arricchimento, sì? Arricchimento. E come arriva questa ricchezza trascendentale? Proprio? Usaha, nischayat, dariat, tat tat karma, pravartanat, sankatyaga, sattobritte. Tutte e sei insieme, Srila Prabhupada le chiama determinazione. Tutte e sei insieme sono, quando si dice bisogna essere determinati, determinati significa farle tutte e sei, tutte e sei insieme, no? Tutte e sei. Ave Krishna, io mi fermerei qui e continueremo la prossima, continuere, mercoledì non so, non credo, perché mi sa che siamo a Roma mercoledì. No, sicuro siamo a Roma mercoledì, abbiamo un impegno istituzionale. Va bene, qualcuno vuole dire qualcosa? Hare Krishna, Anna, Simona, Caterina. Vuole dire qualcosa? Quando siamo qui con Krishna, no? Krishna, perché? Che cosa ci spinge a tornare? Tornare nel mondo materiale? Sì. Il servizio, lo stesso che ci ha spinto, ripeto la domanda, ma se noi stiamo lì a Krishna Loka, cos'è che ci spinge a tornare o ad andare? Noi siamo, cioè, le anime che sono lì sono purificate. Pure, proprio pure, Quindi non necessariamente purificate. non hanno dentro qualcosa. Niente, infatti. Perché guardiamo persone magari dentro? Per servizio. Per servizio. Noi veniamo, cosa il mondo materiale è Agara, chiamata Agara. Agara significa prigione, no? È una prigione. La prigione deve essere costruita, no? È importante una prigione, giusto? Perché la prigione è un luogo dove le persone vengono riformate, no? Questo è lo scopo della prigione, questo, un penitenziario riformatorio per riabilitarle. Ok. Qualcuno, cioè, siccome è sempre previsto in ogni città, in ogni comprensorio, come si chiamano, in ogni
C'è sempre un istituto penitenziario riformatorio, sempre, sempre previsto. Perché è un servizio, è un atto d'amore dello Stato nei confronti dei cittadini che qualora dovessero decidere di proprio comportarsi in maniera, come si dice, da fuori legge, possono essere un'opportunità offerta dallo Stato per ricollocarsi nella propria posizione di cittadini onesti, no? Essere riformati, risensibilizzati, eccetera. Quindi ognuno di noi discende in questo mondo, ma tutti quelli che sono discesi qua giù, per servizio. Se si scende per la prima volta, poi Sì. quando c'è, nel senso, ognuno accumula, quindi, però se non, se sono sceso per la prima volta, come faccio, cioè, dopo a tornare subito dal Sì. E discendere? semplicemente non ci sei mai allontanato. C'è Perché, questa possibilità certo, comunque la di maggior parte fa restare? così. La maggior parte viene, svolge il servizio e se ne torna senza intaccare mai la propria coscienza di Krishna. Non ti Noi fai influenzare, non ti fai influenzare da mai. siamo quelli lì, sto dicendo sfigati, ma non si dice, ops, l'ho detto. Noi siamo quelli lì, gli alternativi sbagliati, per esempio, i ribelli, quelli alternativi, ribelli. Ma solitamente un'anima, cioè la coscienza di Krishna non è una condizione legata ad un luogo, no? La coscienza di Krishna è una questione legata alla coscienza, coscienza di Krishna. E quindi, Svarga, Pavarga, Narakesh, cioè pianeti superiori, pianeti mediani, inferno, per una persona cosciente di Krishna non c'è differenza. Sono diverse opportunità per servire Krishna, no? Per servire Krishna. E questo mondo materiale è un inferno, comunque, a prescindere è sempre un inferno, perché, no? Perché si rischia di dimenticare Krishna. Ma quando si rischia di dimenticare Krishna? Quando vogliamo, che siamo Lo scegli liberi, tu. no, decidiamo noi. Ma cosa dice? Non decidiamo di dimenticare Krishna. Noi a un certo punto decidiamo di vedere come sarebbe la mia vita senza Krishna. Ovvero senza Krishna significa che Krishna sono io. Come sarebbe la mia vita se io fossi Krishna? Ovvero, che significa essere Krishna? In questo senso, significa avere qualcosa di mio, possedere, creare, procreare, avere, godere. Ogni volta, anche la persona più umile, nel senso più povera, ogni volta che dice questo è mio, questo cartone è mio, un senza fissa dimora, che dice questo cartone è mio. In un certo senso sta dicendo sono Krishna, perché l'unico a possedere qualcosa veramente è Krishna. Allora, da lui fino al grande demone che vuole conquistare l'universo intero, tutti i tre mondi e tutti quelli in mezzo, tutti quanti sono. Allora, nel momento in cui decidiamo di vedere come sarebbe la nostra vita se noi fossimo Krishna, e allora Krishna dice, eccone un altro. Allora, siccome la libertà non si può imporre, giusto? Se no, che libertà è? Si può imporre la libertà? No, se no non sarebbe libertà, sarebbe per definizione, non puoi imporla la libertà. Ok, siccome la libertà non si può imporre, Krishna dice, va bene, vuoi vedere come sarebbe la tua vita senza di me? All'insegna dell'autocrazia, cioè te la vedi da te, il potere a te stesso, autocrazia, no? Potere a te stesso, va, provaci. Allora crea un ambiente nel quale lui c'è, ma non si vede, perché se non ci fosse qua non si manterrebbe neanche. Sto muro sfarinerebbe, si sbriciolerebbe, giusto? Cos'è che tiene insieme questo semplice muro? Questo foglio di che chi è che lo tiene? Tutti gli atomi, chi li tiene tutti fissi? Cos'è che ritiene? Cosa dicono gli scienziati? Che dicono i nostri scienziati? I vostri scienziati che dicono? Che dicono? Forse campo magnetico, no? Campo magnetico. Forze elettroforti, forze deboli, ok. Forza elettroforte, se c'è la forza c'è anche il forte, giusto? Allora, Krishna c'è ovunque che sostiene, no? Attraverso le sue parasya shakti, vividaya shriyate, svabhaviki gyana bala, bala, no? Bala, la forza, regge tutto, però non lo vedi. Lui è dietro a Ci vedi tutto, solo la forza. ah, Ma vedi vedi soltanto la la forza e forza. pensi, ah, ne posso che la forza sia con te, no? Ci hanno fatto pure una saga infinita, che è la forza, sai? Guerre stellari?
Vorreste che la forza sia con te, no? Il lato oscuro, il lato, non so cosa, della forza, la forza, no? Però non si vede il forte. E allora lui organizza una condizione nella quale noi possiamo agire come padroni, come goditori, come questa è la mia casa, mia famiglia, mio figlio, mio marito, mia mula, mia mac, mio, io e mio, no? E cosa succede però? E uno è felice così? Non si può essere felice. Ecco, quando si esaurisce tutta questa illusione, quando si esaurisce, allora uno ricomincia a prendere in considerazione Krishna. Ma ormai se l'è dimenticato, quindi se lo deve ricordare nuovamente. Però, Desiderio. sì, da dove nasce? Il desiderio, l'anima desidera. Non è che l'anima pura sia priva di desiderio. E tutto quello che ci viene proposto da Maya Sì. è sempre solo nostro desiderio o deriva anche da cose passate, come hai detto No, no, beh, tu, non so, primo dal karma? ingresso, il primo ingresso non c'è karma. Il karma lo generi, inizia a generarlo nel Dopo. momento in cui volti le spalle a Krishna. Maya propone. Ma propone in Deve generale testare. perché deve restare. Propone nel Non è momento solo in desiderio interiore dell'anima, alcune cui. È cose. il desiderio. Che Maya cerca, è il desiderio di servire Krishna che Maya cerca di sedurre per testare la tua solidità di intenti coscienti di Krishna. Noi siamo qui perché proprio ho detto: beh, dai, però. Siamo nel Luna Park, cioè tu fai il servizio nel Luna Tutto Park e sommato, costruisci proviamoci. e poi vieni incantato, vieni un po'. È come Prabhupada quando Ti dovesse lasci entrare. Ti incantare, lasci tu incantare. decidi che Un esempio si può fare ce la anche con posso fare. Prabhupada, mettiamo, poi è un puro devoto, Sì. perché Certo. Prabhupada c'è stato anche un periodo, no, che era in Maya, allora anche lui l'ha detto, c'è un periodo che Prabhupada, perché non hai scelto prima? Perché ho sbagliato, cioè non lo so come ha detto preciso. Però se Prabhupada non si manteneva cosciente, anche lui Certo, sarebbe chiunque, morto lì, anche per quello lui. pregava. E appunto, la costanza, il Sì. costante ricordare di Krishna, cioè, Sì. per questo non Per quello un'anima pura, è un'anima un'anima rimane che pura, si è mantenuta pura. un'anima rimane pura se si avvale di quella forza che ha per rivolgersi a Krishna con assoluta indipendenza e, come si dice, quando uno è impotenza. Ovviamente prima di fare il servizio, cioè, l'anima pure è consapevole che sta andando nei territori di Maya, quindi dobbiamo Certo, stare attenti, dobbiamo stare certo, attenti che e no, non siamo stati attenti, lì si no? rischia. Sì, No, non siamo Krishna ce lo stati dice attenti. ovviamente, no? Lì si rischia, attenzione perché tu vuoi fare questo servizio, ma questo servizio lo posso fare anche io, cioè non ho bisogno di te, perché tra tutti i servizi che puoi fare questo è Però pericoloso. siccome troppo, amiamo troppo, Però se cioè, no, amiamo per sì, fare piacere a faccio Krishna, io, ma lo infatti la maggior parte ritorna, la stragrande maggioranza delle anime ritorna, viene qui, fa il suo servizio e se ne torna facciamo. Noi siamo tranquillamente. proprio i beh. Sì, perché uno si guarda intorno, è come uno che sta in prigione, no? E vede costantemente sempre prigionieri, vede soltanto ogni tanto qualche secondino, minoranza numerica, no? Alla fine, dopo tot anni, comincia a pensare che sono tutti, che la maggior parte sono carcerati. Invece no, i carcerati rimangono comunque un numero infinitesimale rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che vive fuori e che non è carcerata, che non è un fuorilegge, non sono fuorilegge. Si capisce? Allora. È la domanda delle domande questa qui, perché effettivamente non c'è una risposta. Perché? Perché il motivo specifico per cui tu hai deciso di voltare le spalle a Krishna è diverso dal mio, non è che siamo ciclostilati, no? O copia carbone, stereotipati, tutti uguali. Intanto c'è questo, non possiamo leggere in questi libri il motivo per cui io sono caduto, intanto quello. Secondo. Solitamente alberga nel nostro cuore quando si fa questa domanda e ce la facciamo tutti, chi più chi meno ce la facciamo tutti, scagli la prima pietra che non si fa questa domanda, sotto 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 c'è, dopo aver capito, no? Allora, mondo spirituale, eternità, conoscenza, felicità inarrestabile. Ma come ho fatto ad andarmene via lì? Due sono le cose, due. O sono talmente
cioè proprio un questa è la deficiente proprio di quelli col pedigree. Questo è l'unico Però, il nostro problema è la autosovrastima, solito, non il contrario. Pensiamo sempre di essere più di quello. Quindi questo tendiamo ad escluderlo. E quindi iniziamo a specularci sopra, iniziamo a pensare, beh, allora siccome io non posso, idiota non sono, insomma, guarda quante cose ho fatto fino ad oggi, insomma, poi ragiono. Figuriamoci prima, come dovevo essere intelligente, no? Quindi scemo non sono, perché... E quindi ci deve essere per forza qualcosa di più forte di me che mi ha costretto a fare qualcosa contro la mia volontà. Effettivamente non è né l'una né l'altra. E c'è la tendenza a dare la colpa a qualcuno. no, è sbagliato. Cosa No, c'è? perché quando tu lo dici, vedete, c'è qualcosa di sbagliato. No, perché ancora una volta non puoi, non puoi. Come sono io, non sono Non è Dio. tu dici, non è possibile che se, conoscenza. Prima ancora di eternità e di felicità, ci concentriamo sul fatto di conoscenza. Dovremmo averlo saputo che qui è così. Quindi tendiamo ad escludere il fatto che ci sia qualcosa dentro di noi di sbagliato. No, io invece dico proprio quello, c'è qualcosa di sbagliato Ed è che non è sbagliato anche quello. sbagliato. Ed è sbagliato Ma che anche quello. cos'è? Ma no, perché non c'è niente di sbagliato, è quello l'errore. L'errore è credere, l'errore consiste nel credere che commettere un errore sia un errore. Ovvero, l'errore è credere che commettere un errore significhi essere sbagliati. No, quello significa essere liberi. È libertà ed è inconcepibile. È inconcepibile, non lo potremo capire. Ecco perché l'eccessiva analisi genera paralisi. Non lo capiremo mai. Perché? Perché stiamo cercando di capire com'era quando ci vedevamo perfettamente, essendo ciechi da così tanto tempo. Cioè, se tu parli a una persona cieca praticamente, non proprio dalla nascita, ma da lì a poco, magari a 70 anni, da 69 anni cieco, va bene, non vedente, e tu gli chiedi com'era quando vedevi? Non ti sa, ci prova, ma non troppo, troppo, è impossibile, cioè, per lui capire come ci vedeva quando ci vedeva. Fa Eppure il mondo è cambiato parte quello, dico, ma capisci il punto, no? Si capisce il punto? È che siamo così oramai intrisi di maglia, che ecco perché non è tanto questo il punto della non è tanto questo, il punto è, devo tornare a casa. Ok. Sono stato, famoso esempio della freccia, no? Che fanno, tam, sei colpito da una freccia avvelenata, lo senti che il torpore sta entrando in circolo, no? Senti i sensi venire meno. Che fai con quelle ultime energie che ti rimangono prima di stramazzare al suolo? Che fai? Ti chiedi, ma chi me la... ma questo Ma poverino, scherzone. ma perché? Ma proprio a me, cioè adesso vediamo chi è, ma questo veleno, ma che veleno sarà? Ma perché proprio a me? No, quelle ultime energie, aiuto, giusto? Aiuto. Mahamantra Hare Krishna. Altrimenti, quella è un'altra trappola di Maya. Quando, ma tanto lo so, è una domanda che alla fine ci facciamo tutti. Però l'importante è capire che non dovremmo concentrarci su quella domanda lì. Proprio non dovremmo proprio. No, dico pure per i tanti che. Perché è una domanda che stuzzica. È una domanda Ero stuzzicante. così perfetto. Esatto, ero così perfetto, come posso essere? Perché sono caduto? Perché non sei il Perché perfetto supremo, questa è la risposta, perché non sei il perfetto supremo, perché la tua eternità, la tua conoscenza, la tua felicità dipendono da Krishna. siamo sempre relative, verità Ed relative. è questo che Un qua, non po' scende, che non scende, proprio che non scende, qua rimane, qua. Perché non, siamo qui proprio per quello. Capisci com'è? Non la troveremo mai una risposta. Finché penseremo che c'è stato qualcosa anche dentro di noi che comunque ci ha spinti a fare qualcosa. Perché anche quando diciamo dentro di noi, comunque c'è una dissociazione. Invece non esiste dentro e fuori per l'anima. Non esiste. L'anima è l'anima, è atomica, non è un insieme di parti. C'è il dentro, c'è il fuori, c'è il cuore, c'è il pensiero. C'è... No, è un tutt'uno. Non... informe, voglio dire, non un tutt'uno in quel senso, ma ha tutto l'anima, possiede tutto in maniera atomica, eternamente, no? Quindi
Quindi è sbagliata finché io continuo a dire, ma qualche. Come Krishna Come, è certo, siamo rimasto nel parte di corpo Cristo. di Krishna, può fare qualsiasi cosa, Oh, qualsiasi cosa, però il però. punto è un altro. Quando noi diciamo, qualcosa dentro di me, qualcosa che no, è sbagliato proprio come impostazione. Ancora dualismo, dentro e fuori, perché siamo avvolti dentro Maya. Il dentro per l'armonia indica il corpo. È perché non c'è corpo e mente per Sì, l'anima, o nell'anima. è dentro o fuori, non c'è. L'anima è In questo l'anima. momento è un noi fuori e poi un noi dentro, però il noi dentro è sempre E noi. anche lì non è sbagliato pure quello, che non c'è un noi dentro e un noi fuori, tu c'è soltanto tu lì dentro e basta, dentro il Quindi corpo è però. quello che Ma voglio dire, però io voglio originariamente non dire. ce l'avevi il corpo. Nel momento in cui tu hai fatto. Qui non esiste dentro e fuori, non esiste mai, mai esiste, neanche adesso, tu sei tu e basta. Questo è soltanto un straccetto chiamato Stefani addosso che poi lascerai. Eppure io il corpo so di dire sì, io peggio penso c'è di perché non sono il corpo grossolano, però sono il corpo sottile. Capito com'è? C'è ancora l'ultimo, Sì. è tosta, è dura a morire. Quindi così, uno proprio. Abbiamo sbagliato, ma non siamo sbagliati. Abbiamo soltanto fatto la scelta sbagliata, ma non siamo sbagliati. Quindi l'errore è pensare che commettere un errore significhi essere l'errore. Quindi non c'è problema. Ci sono solo soluzioni. Si capisce? Sì. Si capisce veramente? Si capisce? Stefania, si Sì. capisce? Ha senso? Make sense for you? Dobbiamo iniziare A chiedere aiuto. ogni istante a pensare che siamo l'anima, cioè a parlare che io anima, Io anima. E io anima, dobbiamo ricordarlo sempre. cosa voglio io? Quello che E vuole Krishna. non all'interno, devi pensare all'interno, no, io sono. E non bisogna Io chiedere Krishna. Io cosa voglio io? Quello che vuole Krishna. Perché se io faccio quello che vuole Krishna adesso, io capirò che da sempre il mio supremo bene coincideva con ciò che voleva Krishna e che io naturalmente ho sempre fatto quello che voleva Krishna, tranne quest'ultima piccola parentesi di miliardi e miliardi di vite, che rimane comunque una piccola parentesi nell'eternità, no? Va bene, però io come ho potuto essere così stupido dal fatto che. Come ho potuto? Va bene, siamo nella dualità, ma aspiriamo all'unità, all'unità di intenti, sì, all'unità di intenti con Krishna. Va bene, grazie devoti. Ci vediamo domani mattina. L'anima brilla, Eh? quando 10 milioni di dollari. Una cosa impressionante. Pensavo qui a Però adesso morire. è coperto da. Molto coperto. Già, ci Grazie. vediamo domani mattina allora. Chi è che aveva alzato la manina? Qualcuno ha alzato la manina? Chi è? Di chi è questa manina? Vabbè. Amanina manadena, kirtanina, satahari. Hare Krishna. Grazie, devoti. Grazie. Srila Prabhupada, sì, Simona dice bellissime domande. È vero, perché tutto ci aiuta. Tutto. E non chiediamo perché, ma chiediamo come. Eh? Non chiediamo più perché, ma chiediamo come. E chiediamo che vuole Krishna adesso. Va bene. Come Come possiamo. possiamo tornare da lui a casa? Va bene, Hare Krishna devoti. Hare Jai, Krishna. Srila Prabhupada chi? Già. Jai, Hare Krishna Noah! Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada. Jai, Piero Vittorio e tutti i devoti online. Hare Krishna domani mattina. Jai, Jai, Jai.